Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Salvatore Marino. Ciao Salvatore, piacere, ben arrivato. Io, piacere, ciao a tutti, ciao, grazie. Sigla. Ciao Salvatore, ben arrivato. Ciao anche a te. Come ciao stai? A tutti voi, a tutti voi. Come bene, stai? Bene, bene. Cosa mi racconti? Comodo. Sei comodo? Comodo. Guarda che questa è una sedia che scotta, eh. Però oh, tu sei abituato. Sei abituato. Ormai ti si vede Canale 5, sulle reti nazionali. Mi mancano solo le sedie elettriche. Il resto ho provato di tutto, diciamo. Ma tra un po' se va avanti così qualcuno te la confeziona. Speriamo di no, ovviamente. Speriamo. Senti Salvatore. Allora, parliamo un po' di te, parliamo un po' di tante cose. La prima cosa che voglio parlare di te è che tu sei uno scrittore, che hai scritto dei libri che io ho qua, che sono Salvatore Marino maschio al 100%, che lo faccio, lo inquadro. Poi abbiamo Salvatore Marino il grande dubbio, il leader maschilista. E poi abbiamo l'ultimo libro che è appena uscito, la naturalizzazione del maschile 100%. Salvatore, non ti nascondo che è un po' particolare questa cosa. Distribuiti perché... Mondadori per chi volesse acquistarlo, Feltrinelli, tutti i motori di ricerca, motori tutti... di distribuzione libri. Perfetto. Diciamo. Ma io prima di arrivare a questo voglio ricostruire un po' la tua storia. Tu già da ragazzino ti sentivi maschio 100%, certo. Che già avevi già un'identità molto forte allora, perché... Fare quello che stai facendo deve avere un'identità molto forte, immagino le pressioni che hai sia politiche che anche dai media su questa cosa, e ti ringrazio di essere venuto qua perché non è da tutti avere anche... Grazie a te, grazie, no, a, no, grazie il, a TV6. Il coraggio di venire perché... qui stavo dicendo che tu da ragazzino già avevi questa... come posso dire... avversione verso le donne, questo antifemminismo politico militante di base, un antifemminismo e maschilismo religioso e politico. Tu sei molto credente. Sì, perché io credo che la vera giustizia è imparziale e in primis appartiene a Gesù Cristo, al nostro Signore. Quindi vedere poi oggi una giustizia che fa due pesi e due misure su una questione di sesso, e lo trovo molto anticostituzionale. Ma questo preferirei parlarne dopo. Certo, voglio certo. Prima affrontare il... Ho
un po', sono andato un po' alla ricerca della tua vita e tu parti come ballerino. Sì. È particolare questa cosa. Infatti nel libro Il Grande Dubbio dietro c'è una foto con Gigi Sabbani, buonanima, a proposito della mala giustizia, vittima del femminismo Sabbani. No, eravamo colleghi, tra l'altro, eravamo colleghi di lavoro, e proprio lì l'ho messo proprio lì per ricordarlo nel Grande Dubbio, perché lui mi fece pubblicità al Grande Dubbio. Io facevo il ballerino a Premiatissima e lui rappresentava Premiatissima su Canale 5. Lui era proprio il momento clou di Gigi Sabbani, perché io pure ero molto amico. Era un genio, devo dire che il re dell'imitazione, cioè io proprio sì, una persona molto grande amata. Fan, poi umile, quindi sono umili le persone, i VIP sono persone serie. Persona molto amata Gigi Sabbani, lo ricordo anch'io perché come ci siamo detti quando ci siamo incontrati, certo, prima di questa trasmissione, hai avuto questi trascorsi in Rai. Sì, Mediaset Rai, quindi come ballerino. E certo. Una delle prime trasmissioni che hai fatto qual è stata? Dunque, la prima l'ho fatta con la regia di Gino Landi, che ringrazierò sempre, il maestro Landi, che Gino Landi è insomma un numero uno della regia italiana televisiva, di Baudo, di Sanremo. Gino Landi mi fece fare il primo balletto in una festa italiana, che era praticamente uno spettacolo sul folklore italiano, sulle varie feste italiane, girate a Cinecittà. Per Rai 2 proprio era, quindi tutto sul io timido 18enne che iniziavo col grande maestro quindi Gino Landi. Tu vivevi a Milano? Ero emozionato, eh? Vivevi a Milano? No, prima a Roma, prima ho girato con Gino Landi a Roma e facevamo le prove, la sala prove da Enzo Paolo Turchi, che era appunto anche un altro mio mito. Che è un tuo amico. È un amico carissimo, poi è stato il mio datore di lavoro, io abitavo a casa sua, a casa di Carmen Russo, ti faccio in bocca al lupo per il VIP, grande fratello VIP, Carmen, che devo dire una donna tosta, è un'amica. Come Enzo Paolo è stato il mio maestro. Anche se una donna è amica. Sì, anche se è troppo amica di Barbara D'Urso, questo sì. Però diciamo, infatti lei mi dice qualche volta, io Barbara veniamo, ti mediamo, e ho detto vabbè, le minacce femministe, ormai ne sono pieno, però io faccio audience, e quindi ecco perché adesso stanno tirando fuori il caso del produttore americano, perché sono dei complotti, prima per fare audience televisive e poi per l'ascesa totale delle femministe al potere sovrano, al potere... alla supremazia totale del mondo. Ecco che hanno attaccato quel poveraccio che magari sarà innocentissimo, e dubito sempre che una maggiorenne prima di accettare delle avance le faccia perché non sa niente, tipo Asia Argento, cioè ridicolo. Ovviamente la mia solidarietà va proprio a questo signore che non conosco, che però sicuramente, come molti casi di uomini vittime di false denunce, di falsi stupri, però, che non esistono, sono impendati in America e vorrei sapere se ricevono anche soldi, però, le ragazze, le donne che denunciano, se ricevono anche moneta. Ma non credi che però ci sia la giustizia che deve determinare poi se... Sì. È vero o non, cioè, è vero un reato? Perché... Per fortuna sì, però dipende da chi è fatta la giustizia. Se ti capitano 4 PM donna, 4 giudici donna, voglio vedere. Vabbè, come Berlusconi, il simpatico Berlusconi, si è trovato tre giudici donna. Berlusconi ha detto le femministe, giudichesse, femministe e comuniste. Detto parole di Silvio Berlusconi. Cioè, purtroppo dipende dal reato e dal sesso di chi lo commette e di chi lo riceve. Questo purtroppo va detto. Una giustizia ha due pesi e due misure. Dipende dal sesso. Me l'hanno detto persino ispettori di polizia, me l'hanno detto tenenti di carabinieri, me l'hanno detto persone. Ecco perché sto seguendo, che credo molto, nel generale Pappalardo, dei carabinieri Pappalardo, col Movimento Liberazione Italia. Sto cercando di seguire lui perché mi sembra l'unica persona che sarebbe, ed è specie al governo, sarebbe imparziale e onesto. Che questo diciamo è un generale dei carabinieri che... In pensione attualmente, il generale Antonio Pappalardo. Che va un po' contro il sistema. Parecchio contro il sistema, perché sono tutti abusivi, quindi ovviamente lui... Abusivi chi? Abusivi nel senso che il Mattarellum, sono stati eletti con il Mattarellum, ma il Mattarellum è stato definito illegale dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Quindi in effetti sono tutti abusivi, quindi per quello lui si sta battendo, e noi tutti, io sono responsabile di Chieti, del Movimento Liberazione Italia, e altri miei colleghi in tutta Italia, devo dire che stiamo facendo parecchio rumore su questa cosa, anche col mio amico che è stato Cruciani, Parenzo, La Zanzara,
passo spesso, diciamo, nei microfoni della Zanzara mitica di Radio 24, perché diciamo non è che tutti vanno contro il mio pensiero, diciamo che io dico che la legge resta uguale per tutti, maschi e femmine, quindi non ci possono stare delle leggi particolari, e così dovrebbe valere anche al governo, cioè, diciamo però che la tutela della Il governo dovrebbe essere eletto, e questo non è un governo eletto, sono quattro governi, l'ultimo presidente eletto è Berlusconi, il resto però dittatura. Fammi dire una cosa, la tutela della donna è comunque una cosa importante. Sì, ma come la tutela dell'uomo, dei bambini? Beh, assolutamente magari sì, però senza vaccini magari starebbero meglio i bambini, sì, per esempio. Però quello che ti voglio dire è che le donne, secondo me, vanno tutelate in quanto tali anche in una maniera magari differente da un uomo, nel senso che la donna va comunque tutelata in tutto e per tutto. No, come tutti, però sì. Io ti faccio l'esempio, io sto denunciando molte donne, per esempio, che io sono vittima di stalker donne, di stalking, di minacce di morte, ci sono dei processi in corso, per cui io, però, solo che i maschi non denunciano, cioè questa idea che la donna è debole è una cosa non vera, è una balla incredibile, sì. Che la donna sia debole, oggi ci sono i Kalashnikov, ci sono gli avvocati e i giudici. Dici che dicono in fase di separazione e il padre distruggilo, gli dicono. Però proprio devi anche passarmi il fatto che uno stalker uomo non è come uno stalker donna, nel senso che per me è peggio uno stalker donna, sinceramente. Sì, però forse l'uomo si riesce a difendere magari un testa, po' di più. È un po' diverso. Forse un uomo riesce un po' nell'epoca della pietra, ma adesso ci sono le armi contundenti, ci sono donne che uccidono con i coltelli i mariti anche mentre dormono, però, li avvelenano. Però si parla poi, se in noi Italia parliamo, le donne non sono tutte difese, compresa la Franzoni, compresa per esempio la Panarello, compresa tutte le donne che ammazzano bambini, adulti. Cioè, se uno dice io sto con le donne sempre, allora anche per esempio con la Lorenzin, che io non sono d'accordo sull'obbligatorietà dei vaccini che fanno male, pieni di metalli pesanti, cioè tutto ciò che fa donna è buono, la Bossi che salva il mondo dei paschi, la salviamo, è una santa, perché non va inquisita, non va in galera, sì, cioè, però capisci io ti che potrei voglio dire? Ti potrei dire anche molti, tutto quello che fa la donna è giusto. Ti vorrei dire anche però di molti uomini che si comportano molto che peggio. Sì, che è una vendetta. Gli uomini che sbagliano devono pagare in base al codice penale. Ricordi, c'è un codice penale, è una corte costituzionale che già basta, per cui non occorreva in tutti questi centri di violenza che sperperano denaro pubblico, però, che è una lobby. Ci sono Salvatore, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza. Sì, Salvatore, però devi. Gli avvocati e le procure. Però devi passarmi anche il fatto certo. Che il femminicidio è una cosa che si sta vedendo in questi anni, che è sempre in aumento. Ma è strumentalizzato per far soldi. Allora perché non esiste? Oggi c'è anche il maschicidio, perché non si fa una legge sul maschicidio e perché non si fa un ministero per le pari opportunità maschili? Ho capito, ma appunto per par condicio c'è un ministero per le pari opportunità maschili. Per sì, esempio. Ma la giustizia vale per l'uomo, vale per la donna, però teoricamente, di fatto no. Guarda, non è così. Ho avuto delle cose recenti, ti dico. Cioè io ho ricevuto degli stalking, delle minacce pesanti contro di me, lo stesso ispettore di polizia mi ha detto purtroppo se fosse stato al contrario, cioè se fossi stato io a fare quelle gravi affermazioni o diffamazioni, calunnie, ingiurie, io a quest'ora starei dentro a due ergastoli. Quindi non è vero che la legge vuole, io mi batto perché la legge si vuole per tutti. Perfetto. Se un uomo sbaglia deve pagare secondo il codice penale. Perfetto. Non secondo però, le leggi femministe, perché fra poco introdurranno le femministe introdurranno la pena di morte per i maschi. Però castrazione chimica, pena di morte, torture. Quindi ricordiamoci che siamo una repubblica democratica. Però ti voglio rivelare una cosa. Certo, carissimo. Io ho perso il padre che ero piccolo e mia madre, donna, certo, mi ha fatto da papà e da mamma. Io non credo che l'uomo che ha la sfortuna di perdere una donna quando il bambino è piccolo riesca a fare anche da mamma, sì, perché certo, la mamma, come ce l'hai anche tu ed è donna e ce l'ho io, è un ruolo molto importante, naturale, credo che certo sia il ruolo più importante che c'è al mondo,
perché se tu sei qua comunque lo devi anche ad una donna. Sì, ma ti dico una cosa, oltre ma all'uomo. Ci sono, ripeto, perdonami, le mamme di una volta, no, tu, però le vuoi mettere con le mamme di oggi? Le mamme di una volta, pronte all'estorsione verso il marito, ci sono le mamme che maltrattano i bambini, soprattutto i maschi, che li picchiano, le maestre che, io chiedo, ecco, faccio un appello importante, le maestre che vengono macchiate di pestaggi ai bambini negli asili, perché non si mette una telecamera di sorveglianza per legge negli asili e negli RSA per gli anziani? Questo assolutamente, come che, sì, che la grande giustizia italiana, come io vado al supermercato, ho 45 telecamere addosso, vado a comprare un pezzo di pane in un asilo, perché? Perché sennò dovrebbero arrestare quasi tutte le maestre donne, perché di casi di pestaggi, di violenza contro i bambini e contro gli anziani, sì, ce ne sono una marea. Allora, ma scusa, io vi chiedo, però, alle forze dell'ordine, alla giustizia, perché non mettiamo le telecamere di sorveglianza per legge negli asili e nell'RSA per gli anziani? Salvatore, questo format però, guarda caso, sì, è lo per so, parlare io di te, okay, adesso, non è per parlare o fare adesso proclami. Adesso strammatizziamo un po'. Sulla giustizia. Strammatizzata, la conoscono tutti, la separazione, esatto. Mi occupo di padri separati, non per altro. Ecco, su questo ti posso dire che probabilmente la legge tutela molto il minore e un po' più la donna dell'uomo. Su questo, guarda, io devo dirti che sono anche un po' d'accordo con te. Sul resto, onestamente, anche Gerry Scotti mi diede ragione. No, solo no, che no, la definizione, no, me la taglia. Però io sono più magro e quindi no tu sei più magro, però Gerry Scotti ha ragione, no. E la De Filippi mi ha tagliato quando Gerry Scotti, no, io non è che io non è che ti voglio dare ragione, perché non sono neanche competente. Beh, i padri separati è un'emergenza enorme. Sui padri separati devo dirti che sicuramente se trovi una donna in malafede il padre è penalizzato. Su questo io sono d'accordo, sul resto onestamente no, te lo dico apertamente, perché io ho molta stima delle donne, le stimo nel lavoro, le stimo nella vita, ho tanti giorni. Dipende dalle donne, ma assolutamente. La meritocrazia e ti devo dire, ma vedi, io sono contento di averti in questa trasmissione, perché anche con per me è un piacere. Riusciamo a parlare e non a urlare, perché ci sono quelli che urlano. Però lasciami dire anche il mio pensiero, certo, io certo. Ho molta stima delle donne. Sicuramente si andrà verso una classe di donne, e le donne, a mio avviso, tante donne lo meritano, e ti voglio anche dire che ci sono donne di oggi che sono come donne di una volta, magari tante no, perché la tecnologia un po' ha aiutato, però bisogna anche dire che donne vittime ce ne sono, come anche qualche donne uomo, carnefici e donne anche carnefici, donne parecchi, carnefici, però parecchi. Anche uomini carnefici, sì, che sono forse un po' di più, sì, delle donne carnefici. Non è vero, dire. Però se parliamo non di quel, vero, di quel povero tu. Produttore, insomma, che adesso tutti quanti ci hanno mangiato, adesso tu hai il tuo è pensiero, vostro. Lasciami il mio. La povera della stima profonda che ho, Asia Argento, lasciami della stima profonda che ho io per il settore delle donne, per il settore femminile. A me piacciono le donne, etero, no perché mi piacciono, è normale, normale. No, io la stima della donna, anche tra le donne normali non è facile, della donna bella, io parlo della donna in generale, è un enorme. Beh, io amo mia madre per il ruolo, ho un'enorme stima delle donne, però personalmente i tempi sono cambiati, i tempi sono cambiati. Non so qua, siamo a New York, dove ci troviamo? No, questa è Pescara. Pescara. Comunque era meglio New York. Era meglio New York, però era un altro. Almeno c'era Trump che la pensava un po' come me, dai. Beh, ma questo non è che poi ti faccia tanto, che non è che la pensa proprio come me. Senti, Salvatore, ti interrompo perché questo format, un complimento, questo format è molto bello. Grazie. Abbiamo il piacere di avere il maestro Franco D'Armi. Franco, una puntata un po' particolare con Salvatore Marino. Non ti dico di un tuo pensiero su uomo e donna. Ti lascio, che canzoni ci canti questa? I'll Fight For You dei Spandau Ballet. Grande. Passion take the wheel and break me from the sky. We're mortals on the earth, but girls up as in the sky. I haven't got a clue, I haven't got a feeling.
what I give to you is all that quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Riprendiamo dopo la pubblicità e dopo la splendida canzone del maestro Franco D'Armi, una canzone degli Spandau Ballet dedicata per te, perché è una canzone degli anni Ottanta. Mi dicevi che tu l'hai conosciuto? Sì, sì, io ho avuto il piacere di conoscere Tony Hadley praticamente perché stavamo facendo il telegatto Mediaset al Teatro Manzoni di Milano e c'era anche Berlusconi. E mi ricordo che a proposito di quello che dicevi dei personaggi... Ma tu ti sei messo la cravatta rossa sulla camicia nera perché sapevi che io oltre il Pescara tifo l'Inter o perché sapevi che Berlusconi era del Milan? No, l'hai messa così, no, è un caso. L'ho uso spesso, l'ho usato anche per andare al Senato, il mio amico Scipoti, quando vado al Senato, diciamo, dei vette giacca e cravatta. Lo uso con il generale Pappalardo. Ti ringrazio, che hai grandi eventi, quindi è un grande evento. Consideri un grande evento. Ma certo che è un grande evento. Anche perché la puntata è dedicata a te. Certo, sai che questo format dedica mezz'ora ai personaggi illustri abruzzesi, personaggi conosciuti, personaggi che dicono qualcosa. Certo. Oggi è il tuo turno. Da una parte sono contento che tu sia qua, da una parte insomma dici delle cose che non sono molto d'accordo. Ma c'è l'articolo 21, vera però, informazione, articolo 21, però, libertà di stampa e di opinione. Ma infatti vedi che io... Ma hanno fatto tanto a liberarci, alla fine ci hanno incatenato peggio del prima del 45. Però cioè, vedi che io ti do parola. Non si può parlare più, è la legge contro il pensiero. La legge... No, io ti do parola. No, ma a parte tu, ma non è che questi sono quei politici parola... abusivi che dobbiamo cacciare, quello è il problema. Senti, al di là della tua propaganda che ormai l'abbiamo fatta, quindi torniamo un attimino a parlare più di te. Certo. Tu ti alzi la mattina e cosa fai? A me piace anche molto fare sport, mi piace diciamo fare palestra, sport, amo molto la montagna,
quindi amo molto gli animali, quindi sono anche molto animalista, e diciamo sono... Però sugli animali maschi, perché no, sull'animale femmina ecco la differenza. Non sei contento. Le animali femmine non sono femministe, amano l'animale maschio e infatti si accoppiano in modo normale. Ecco, quindi le femmine umane che sono prevaricatrici, le femmine animali sono dolcissime, quindi il mio maschilismo vale solo per controbilanciare il femminismo umano. Perfetto. Scusa se sono un attimino tornato. Gli animali io li adoro. Ma mi viene spontaneo con te. Certo. Uno che dice io amo la pantera ma non amo il leone. No. Diciamo... Veramente, c'è cioè il mondo animale, quindi sono anche molto animalista, attivo anche diciamo sulla questione degli abbandoni animali, sui canili, anche diciamo ho militato molto anche con la LAV, Lega Antivivisezione, anche di Pescara che saluto, la Lega Antivivisezione, importantissima, perché effettivamente insomma, gli animali hanno un'anima e ricordiamocene, questo è importantissimo. Perché, insomma, vanno tutelate, su questo sono d'accordo con te. Certo, ecco, per esempio sulle leggi che diceva anche qualcosa uno... che siamo d'accordo, che vanno tutelati perché veramente soprattutto il maltrattamento degli animali è una cosa che a me personalmente dà un fastidio pazzesco. Ho visto una volta abbandonare un cane terribile, all'autostrada di questo poverino. Quando me ne sono accorto ho inseguito la macchina rischiando tutto. E ho chiamato il 113, ho dato la targa e ho saputo che poi è stato bloccato perché io non me ne sono reso conto. Ero in questa aiuola, ho visto questo cane, il padrone con una BMW che è uscito, ha lasciato questo cane, poi a un certo punto siete in macchina, è andato terribile. Il cane che correva dietro la macchina autostrada. Quindi è stata una scena di quelle che onestamente mi ha colpito, perché non sapevo più se pensare al cane o inseguire questo disgraziato, perché non ho parole migliori. E mi ricordo che la fortuna di avere la macchina veloce mi ha assistito, perché sono riuscito a raggiungerlo quindi ho preso la targa, ho chiamato la polizia e ho saputo dopo che è stato preso, e anche perché mi hanno chiamato poi in questura per testimoniare su questa cosa. Sono stato contento, oltre alle noie che ho avuto, di aver fatto questa cosa, perché è una delle cose, uso un termine forse molto forte, più schifosa che c'è, questa, perché nessuno ha il diritto di fare queste cose. La legislazione sulla questione animale sta facendo dei progressi, per esempio oggi, maltrattamento animale o uccidere, un omicidio di animali è punito penalmente. Dovrebbe severamente essere equiparato all'omicidio e di questo uomo. Lo diceva un grandissimo scienziato del passato, diceva quando si arriverà al tempo in cui si equiparerà un omicidio di una persona o di un essere umano o un omicidio di un animale, un'uccisione di un animale, allora lì ci saranno i tempi più progrediti. Ecco, la legge uguale per tutti, tra animali e tutti, e quindi vorrei anche tra maschi e femmine, vorrei che ci fossero le stesse leggi, ovviamente. Senti, questo libro di che cosa parla? Questo è un romanzo che ci ho messo 4 anni naturalizzazione. Cioè, un po' beautiful sto romanzo. No, è un romanzo molto anche filosofico, anche parla molto della storia, e questo è stato ben apprezzato dal mio amico, ex amico che purtroppo non c'è più, Dario Bellezza, che era un grandissimo poeta che andava sempre al Costanzo Show. Ed era parente di un amico mio, quindi lui mi ha fatto la prefazione del grande poeta Dario Bellezza, che fu considerato poi un nuovo Trilussa romano, diciamo. E lui mi disse, per esempio, lui che era molto critico su altri libri, lui mi fece un apprezzamento su questa naturalizzazione, questo romanzo diciamo hollywoodiano quasi che ho scritto, perché veramente ambientato al nord, in Norvegia, Svezia, Germania, tiro dentro l'illuminismo, tiro dentro proprio l'illuminismo francese, Ampère, tutti gli intellettuali che si riunivano, quindi c'è veramente tutta la vera cultura dell'Europa di una volta, non la cultura delle tasse di oggi, dell'Europa di oggi, della banca centrale, quindi che è il disastro. Una volta c'era un'Europa tu sei contro l'Europa, uscire dall'Europa, se no diventeremo con la nuova troica a breve, diventeremo peggio della Grecia, perché noi siamo 60 milioni di persone, quindi se non ci usciamo dall'euro faremo una brutta fine, perché sono loro che ci, è una dittatura l'euro, che ci impongono i nostri sacrifici. Tu sai che
È il nostro olocausto, tu per sai intenderci, che non è possibile uscire dall'euro perché non c'è la moneta di ritorno, tu sai, questo lo sai. Bisogna vedere, previsto nei processi. Anche il generale Pappalardo è per l'uscita. No, per l'uscita sì, però non è prevista. Ma la BCE è una SPA, l'Inghilterra ha mantenuto la propria moneta, ma l'Italia l'ha abbandonata, l'Italia come tutti i paesi che hanno abbandonato l'euro, e non c'è in economia il processo di ritorno alla vecchia lira, perché ci sarebbe una svalutazione talmente forte, dicono alcuni economisti, che non sarebbe quasi dipende dagli economisti, dipende rientrare. Da ma certo, io sto dicendo tutto si può fare, sto dicendo che nei processi stampare moneta dovremmo stampare moneta, no, perché sennò sto dicendo che nei processi dell'euro non c'è il processo di ritorno. Quindi bisognerebbe quindi è una camera a gas, costruire un processo di ritorno, ma anche perché una condanna a morte, in poche parole, per noi italiani è una condanna a morte. Se non usciamo dall'Europa, facciamo una brutta, moriamo. Guarda, cioè, devo dirti che di fame primo e poi gli inquinamenti, le leggi liberticide. Salvatore, l'Europa ha portato tassazione alle stelle al 70%. L'Europa ha portato dei vantaggi in tante cose, degli svantaggi in altre, ma come un po' i vantaggi non ne ho visti di vantaggi. No, va, non c'è più una libera circolazione, che ha aumentato i controlli anche agli aeroporti. Quindi, anzi, con la scusa del terrorismo aumentato i controlli aeroporti, che poi anche quella è una tempo, scusa per un tempo c'erano le dogane, tu quando andavi in Francia o in Germania. Sì, oggi mi ricordo, passi, andavi in Svizzera, mi ricordo. Tu passi e adesso tante cose ci sono, ma al di là adesso non è una la questione europea è politica, economica, però devo dirti che io vedo che ci sono tante cose positive, tante cose anche negative, ma un po' come in tutte le cose, sono sempre le famose due ma il problema però è uno, che gli italiani stanno morendo di fame. I dati ISTAT, sì, adesso bisogna vedere, il però, numero di milioni di italiani ridotti alla povertà, gli anziani che vanno nei cassonetti, sì, è una cosa insopportabile. E come si può dire tutto sommato va bene? Per quei pochi che hanno una pensione, finché non tolgono anche le pensioni agli statali, dopodiché. Ma bisogna vedere se questo è colpa dell'Europa, che discorso stavo facendo, oppure sono altre cause che provocano questo. Anche ovviamente il governo, abusivo PD, certo che non che c'entra anche lui, però l'Italia perché lo tengono là? Sovranità, e quindi Monti, Letta, dire, Renzi, e chi l'ha votati? Sono sì, ma l'Italia illegali, la sua sono quattro colpi di Stato. Potrebbe partecipare personalmente anche a questi disagi, non è che qua l'Europa deve guardare i poveri italiani, c'è lo Stato italiano che ha il diritto di tutelare anche le categorie più il dovere di tutelare, ma non lo fa. Va bene, con questo però. Poi hanno tolto con quella casetta politico a una pensionata di 95 Salvatore anni. Cioè, vabbè, poi l'hanno ridata adesso. L'hanno tolta. Poi vediamo la nuova elezione che succede. Gliel'hanno tolta. Però tu perché che sei i mass un uomo, media se ne parla. Però tu che sei un uomo televisivo, sai che ci sono anche scoop giornalistici che molte volte vengono fatti, certo, per fare audience, che poi magari la realtà non è proprio quella che viene dipinta. Questo è ovvio. Considerando il fatto che quella signora va tutelata al 1000%, non al 100%. E non solo quella. Stiamo parlando di lei. Non solo quella, per carità. Tu sai, terremotati, noi siamo purtroppo vittime di questa regione. Quanto ci e questo governo i soldi non li vuole dare. Questo, ma c'è il fatto che milioni di euro ci hanno lasciati soli a Amatrice. Io ti voglio dire che sicuramente tanti soldi destinati per altre cose sarebbero giusti destinarli veramente alle categorie che purtroppo hanno subito veramente delle tragedie, perché io ho un amico terremotato che ha perso tutto, certo, e mi ha detto: Riccardo, tu non sai che cosa vuol dire alzarsi la mattina. Terribile. È una cosa terribile. Noi l'abbiamo visto, quindi l'abbiamo vissuto e lo viviamo parla, ancora. Si parla addirittura del traforo del Gran Sasso, e pare che ci spare punto interrogativo che ci siano degli esperimenti nucleari. Io dico pare, ho sentito su Facebook, su internet, però io dico una cosa, ecco, io consiglio alla magistratura, guardiamo un po', cari magistrati, bravi amici miei, guardate un po' il cielo pieno di scie chimiche, che sono? Vabbè, adesso però ascoltami. Guardiamo le scie chimiche, guardiamo gli esperimenti, perché Salvatore, in generale cosa dici? Noi siamo una società in sperimentazione, però Salvatore, dei poteri forti, ti ho detto, certo, questa è una trasmissione dedicata a te. Parliamo chimiche. Ecco, io amo la natura, purtroppo. Naturalizzazione proprio è un libro, perché il ritorno dell'uomo allo stato di natura. Proprio. Esatto, però a me interessa. Però se me li inguidano la natura. A me interessa
e far emergere quello che... Ah, io sono un romantico. Sei un romantico. Romantico. Ma tu sei stato... Cristiano credente al 100%, veramente... Ascolta, non mi fare fare il maschio cattivo, qua comando io. Rispondere alle domande. Tu sei stato fidanzato, sei fidanzato, sei stato sposato? Fidanzato sì, tante volte, una settantina di volte. Fidanzato, ma sposato mai, perché con le leggi attuali sarebbe come suicidarmi con questa cravatta, impiccarmi. Però puoi convivere. No, perché la convivenza poi ti può levare ugualmente la casetta e ti dice, capisci, tu puoi convivere con i diritti civili, convivendo, hanno fatto in modo le femministe che se anche se convivi con una donna ti può levare la casa. Ma alla fine la mia domanda è, ma a te piacciono le donne? Mi piacciono le donne brave, non tutte, non le, per esempio le assassine, a me no, le infanticide non piacciono. Salvatore, vabbè, ci sta. Torniamo a dire. Ma ti piacciono tutte? Allora, ami la Franzone, ami la Panarella. Ma dicendo, scusa, però, io non amo la Panarella. Ma tu non puoi però trovare una persona su 80. No, sì, so sì. Ti piacciono le donne? Sì, ma non se il prezzo è troppo alto. Ma di questo prezzo piacere. È troppo alto, chi lo determina il prezzo? O il prezzo, se la donna è onesta, Salvatore. Sì, se non è onesta non mi vabbè, piace. Vabbè, ma ci sono tantissime donne oneste, eh? La maggior parte. No, la maggior parte no. La maggior parte no. Vabbè. Diciamo comunque, sono d'accordo che però le leggi italiane sono contro il matrimonio. Un uomo che si sposa oggi è un kamikaze, è un suicida. È un suicida. Con le leggi attuali, chiedetelo agli avvocati di matrimonialisti, a chi volete. Un uomo che si sposa oggi, vi dico, non vi sposate, al limite, andate all'estero. Però prima hai detto... Sì, l'Italia però, è un paese per donne. Salvatore, quindi, perdonami. Ascolta. Noi maschi, Salvatore, andiamo in Albania. Salvatore, tu prima hai detto che sei un uomo di chiesa, un uomo credente. E certo. La chiesa, il matrimonio... È maschilista, una volta. Però la chiesa, il matrimonio, è un sacramento. Lo quindi, so, okay. Se tu sei, perdonami, cattolico, credente, come tu hai detto... Il matrimonio è una cosa importante. Sì. Forse uno dei sacramenti più importanti, l'unione tra l'uomo e la donna. Quindi è vero. Quando c'è un amore puro, un amore suggellato da Dio. Suggellato da Dio. Certo, da Dio. Quindi puoi anche amare una donna senza sposarla, eh? Cioè, puoi anche amare. Sì, sì, ma amore non è un. Anche se oggi sta diventando quasi comunque un pericolo amare. È un poi, dall'amore. Se un uomo fa un corteggiamento a una donna, è una molestia. Ma no. C'è un uomo che gli hanno dato 3 anni perché no. Ha dato un bacetto qui a una guancia a una donna. Beh, se non voleva. Ai nostri tempi potevamo corteggiare, sì, non succedeva niente. Però se questa oggi donna non voleva. Oggi il corteggiamento può essere considerato reato. Se questa donna non voleva essere baciata sul collo, è un reato. Perché sì, vabbè, devi baciare una donna? Siccome io ti ho dato la mano a te, no, tu mi hai dato una mano, così io ti denunciavo. Perché mi hai dato la mano? Salvatore, tu mi hai voluto molestare. Una donna che non lo vuole. Per la legge italiana, e tu sei italiano. Ah sì, ma questo sono d'accordo. È un reato. Ma infatti. Non è un reato grave, perché per carità, dare un bacio non è dare un pugno, però è un reato. Ma, fammi rientrare un attimino che con te so che è una trasmissione difficile. A De Filippi gli ho dato. Lo so. Ma tu sei un amico, sei bravo. Io però sono grosso. Sei maschio. Sono maschio, quindi ti trovi quindi, meglio. Comunque, sono maschio. Secondo Dio sei sempre grazie a Dio. Un eletto. Un eletto, perché Dio è sempre. C'è anche la mia mamma. Ma anche Cruciani mi appoggia della Zanzara, perché ha capito i drammi del femminismo. I drammi del nazi femminismo, come ha detto anche Tiberio Timperi. Però nazi è una brutta parola. Non è la verità, è una lobby per il potere. È una parola che a me onestamente dà fastidio. Ma la utilizziamo, dai. Nazi e brutto. Femminismo di potere. Femminismo di potere. Femminismo di potere. Di nazi è proprio un periodo. Ma l'ho usato pure Tiberio. Che non dobbiamo Tiberio. Mai dimenticare, mai nella vita. Ma però. Però se rinascono con la gonnella, quelli lì che facciamo. Ho capito, però grazie a Dio è un periodo che abbiamo passato da non ricordare adesso. No, no, vabbè, ma questo, nazi, non c'entra niente. Nazi non c'entra proprio no. Niente. Parliamo di femministe, magari un po' aggressive. Ecco, ti piaci di più. Va bene. Salvatore, io ho fatto fatica a fare questa puntata, però ci tenevo anche perché... Bisogna faticare. Io quando ti ho parlato ho visto in te una persona buona. Sì, sì, questo assolutamente. Tu sei un buono. Io credo nel bene supremo, credo in Dio, credo in Cristo e credo nella pace interreligiosa, così come il mio amico senatore Scilipoti, che tra l'altro voglio fare un convegno, sulla pace interreligiosa. Perché lui ha creato proprio un'unione cristiana, un'unione cristiana, quindi io mi occupo molto anche di pace interreligiosa e di politica internazionale. Questo mi piace molto. Sapevo che avrei sforato, ma la trasmissione è finita. Perfetto. Sapevo che con te avrei sforato un po'. La clessidra. Perché mi hanno detto tutti
che sei un fiume in piena e l'hai dimostrato anche oggi. È difficile, infatti. Io ti auguro... Grazie, è stato bravissimo. Io ti ringrazio, ti auguro di vendere tanti libri. Beh, basta chiedere i miei libri su Google, arrivano a casa con i corrieri, quindi... Ti auguro, come a tutti gli ospiti che vengono qua, di stare bene in salute. Ti ringrazio. Di essere felice, di essere magari cerca di essere un po' più tollerante, provaci. Io sì. Provaci. Sì. Speriamo che non mi sparano le femministe. Non ti sparano le sue prove, essere più tollerante. Ma io lo sono, guarda che io sono, sono molto tollerante. Fammi questa promessa. Va bene? Io e il mio amico Franco Darmi. Io ringrazio anche Franco Darmi, bravissimo, che è andato benissimo. Ti salutiamo e ti auguriamo tante grazie, cose. Grazie mille. Ciao. Ciao. Auguri. Ciao, buone cose. Questa puntata un po' difficile è arrivata al termine. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it